Ciao a tutti, io sono Yuri, questa è la mia palestra ed oggi voglio mostrarvi come poter costruire una slitta da allenamento sia da spinta che da traino. Ok, l'idea di oggi è quindi quella di realizzare una di quelle slitte da allenamento, tipo questa della Rogue, da cui prendo spunto anche per le misure e tutto quanto, da poter zavorrare per bene, spingere, tirare, trainare, farci tutto quello che si vuole per poter effettuare un vero allenamento da veri duri. In particolare questa slitta la vado a realizzare per i miei cari amici del CrossFit Triple Tail che, appunto, trattandosi di veri duri, hanno bisogno di un attrezzo adeguato alle loro prestazioni per potersi allenare al meglio. Quindi innanzitutto iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati su tutti i contenuti che andrò a pubblicare anche in seguito. Ed ora partiamo subito con la realizzazione della nostra slitta. Ah, innanzitutto scusate per come sono agghindato e per questa bella luce soffusa, ma qui nella Bat Caverna inizia a fare freddo perché sta arrivando l'inverno e quindi mi sono attrezzato in questo modo. La bella lampadina a infrarossi e si può continuare a produrre per tutto l'inverno. Dicevamo, per prima cosa taglio i due ferri principali, i due binari, i due ferri laterali principali, ci siamo capiti? Da questo tubolare 50x50 3 mm di spessore, della lunghezza di 1 metro ciascuno, facendogli però le estremità angolate a 45 gradi, così che possa scorrere meglio a terra. Una volta tagliati i due binari di base, che vedete qui, dallo stesso tubolare andiamo a ritagliare anche altri due pezzi da 60 cm che andranno a comporre invece la larghezza. Come vedete, verrà una struttura molto semplice, ma a noi interessa l'efficacia. Ok, a questo punto quindi abbiamo la struttura di base. Vado a tagliare da una piattina bella spessa, quindi da 8 mm almeno, una sbarretta di 30 cm che salderò qua in mezzo e dove poi andrò a piazzare il perno di carico dei dischi. Quindi 30 cm di piattina. Procedendo, dobbiamo innanzitutto però andare a chiudere le basi che abbiamo tagliato, ovvero dobbiamo creare quattro piastrine di 5 cm di larghezza anche loro, come i tubulari, che vadano a tappare le basi che abbiamo tagliato, perché non si possono lasciare così aperte, perché strisciando potrebbero incastrarsi, impuntarsi, entrare roba. Quindi semplicemente taglierò 4 pezzetti dalla piastrina da 5 cm, spessore 5 mm. Ok, piastrine tagliate e ripulite velocemente. Come vedete le ho fatte un po' più lunghe, si vede? Come vedete le ho fatte un po' più lunghe, di modo che sopra mi sporge un po'. Perché? Boh, perché sta meglio, non so. Ok, saldatura fatta. Andiamo a rifinirla per bene col flessibile e vediamo il risultato. Ed ecco qua il risultato. Devo dire, davvero niente male. Ovviamente la cosa che ci interessa di più è che sotto risulti tutto bello liscio e omogeneo, in modo che strisciando non si incastri da nessuna parte. Poi il resto è giusto un abbellimento. Bene, via con tutti e quattro e proseguiamo. Perfetto, una volta finiti i due binari di base, possiamo saldarci sopra i due pezzetti trasversali che abbiamo tagliato da 60 cm, per così tenendo conto che in mezzo dovremo andare a piazzarci la piattina da 30 cm. Quindi prendete le misure giuste. Ecco fatto, una volta saldata anche la barra centrale, la nostra base è fatta. Una volta creata la base, la prossima cosa da fare è predisporre le due sbarrone da afferrare. Per crearle utilizzo due tubi tondi da 41 mm di diametro e lunghi
90 cm, che è una misura abbastanza conforme anche alle slitte che vendono le grosse marche. Inizialmente pensavo semplicemente di saldarceli sopra, e potrebbe essere anche una buona soluzione, veloce e rapida. In quel caso però li avrei fissi da un solo lato. Guardandomi in giro però ho trovato questo tubo da circa 50 mm che avevo in giro e che, guarda caso, mi si infila perfettamente in quello da 41. E quindi possiamo realizzare la slitta esattamente come quelle professionali, in cui abbiamo le sedi più grosse fisse e invece le nostre maniglioni, i nostri tuboni, che andiamo ad infilare in sede dal lato in cui vogliamo usarla, arriviamo in fondo, sfiliamo, infiliamo dall'altra e ripartiamo. Quindi ho preparato questi pezzettini da 10 cm che vado a pulire per bene e saldare qui, con anche una squadretta che mi conferisce ulteriore stabilità. Una squadrettina così, per dire. In cui faccio anche un buchino, così si può anche agganciare il moschettone per fare il traino. Ok amici, i tubetti sono saldati e quindi per terminare la nostra slitta non rimane che saldare anche il perno centrale in cui caricare i dischi, e quindi utilizzerò un tubo del diametro di 50 mm come il diametro dei bumper, zincato, così anche se non vado a verniciarlo, appunto perché devo caricarci i dischi e la vernice verrebbe via, comunque non va ad arrugginire. Lo tagliamo di una lunghezza che preferiamo, circa 50-60 cm. Ovviamente più è lungo, più dischi possiamo caricare e più peserà la nostra slitta. Perciò lo farò a 60. Ecco qui il nostro perno. Ovviamente per poter saldare il ferro zincato devo prima andare a togliere la zincatura in fondo, dove ci sarà la saldatura. Let's go! Oh yes amici! Saldature finite! E questo è il risultato. Allora, non resta che smerigliare un po' tutte le imperfezioni, carteggiare tutto, sistemare anche i pali, ripulendoli un po' in fondo magari per farli scorrere su e giù meglio, e poi possiamo passare alla verniciatura. Non vedo l'ora di portargliela ai miei amici crossfitter. Rifiniamo il tutto pulendo con un po' di diluente o anche un po' di alcol, quello che avete. Signore e signori, ed ecco qui la nostra slitta ultimata, in tutta la sua bellezza. Verniciata tutta di nero, perno di carico zincato, tubi estraibili e spostabili, occhielli per moschettoni, e quindi siamo pronti. E quindi siamo pronti per andare a testarla come si deve. Let's go! Ed eccoci giunti dagli amici Tori di CrossFit Triple Tail. Salutate, ciao, Andrea. Piacere. Siamo pronti per testare con loro la nostra bella slitta qui a Talamona, in questa location fantastica, ovviamente all'aperto con meno 10 gradi. Possiamo testare la slittona, per ora sono dei semplici 60 kg. Vediamo come si comporta. Prego. Facili. Ovviamente si invertono i tubi.
60 kg più slitta non l'abbiamo pesata. Boh. Sarà una ventina. Ok. Iniziano a diventare croccanti. Testiamo anche un'ottantina. Eccoli. Oh yes. Niente male. Quindi avete visto come poter costruire una slitta, potremmo dire quasi professionale. Se vi trovate in zona Valtellina, provincia di Sondrio, Talamona, mi raccomando, fate un salto dai ragazzi. Qua sotto in descrizione trovate i link a tutti i loro social, quindi Instagram, Facebook, chi più ne ha più ne metta. Contattateli se avete bisogno di informazioni a riguardo. Potete anche provare le loro classi online, dato che sono molto operativi al momento. Mi raccomando, iscrivetevi al canale come al solito, fatemi sapere sotto nei commenti qualsiasi cosa, dubbio, perplessità. Ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi, è stato un piacere.